Buongiorno, nel video di oggi andiamo a realizzare una manicure semplice a casa. In questo periodo in cui appunto non possiamo uscire, è necessario per molte gestire le proprie mani in autonomia. E quindi ecco quello che faccio io. Sono step semplicissimi, veloci e senza troppe complicazioni. La prima cosa che faccio è di andare a rendere la lunghezza delle unghie simile per tutte le dita. Questo perché? Perché nei giorni scorsi me ne avevo rotta una e quindi era necessario per me andare a limarle e rendere tutte uguali. Vado a definire la forma con una limetta, utilizzando prima la grana più spessa, poi quella più fine. La forma che io preferisco è quella di la forma squadrata con i lati arrotondati, però ovviamente esistono tante altre forme, quelle a mandorla, quelle tonde, quelle completamente squadrate e quelle a spilletto, quindi diverse forme per diversi gusti. Una volta fatto questo, vado con un buffer a rimuovere la parte superiore che può essersi alzata nel momento in cui vado a limare. Semplicemente mi consente di togliere quelle eventuali scheggiature che ci possono essere e a ripulire un pochino la parte superiore dell'unghia. In questo periodo ho delle unghie un pochino macchiate perché nei mesi precedenti ho fatto il semipermanente da sola a casa e se nel realizzarlo non ho problemi, nel rimuoverlo invece ancora ne incontro parecchi e quindi ho danneggiato le unghie e per questo appunto sto in fase di recupero. Vado poi con uno scioglicuticole a rimuovere le cuticole. In commercio ne esistono di diversi tipi, tipo quello della Essence, questo della Sally Hansen o quello in penna della Douglas. Hanno tutti e tre lo stesso scopo, appunto quello di rimuovere le cuticole. Variano tra di loro per i prezzi, ma fondamentalmente fanno tutti la stessa cosa. Quello che io preferisco è quello della Essence perché ha un rapporto qualità-prezzo molto vantaggioso. Costa sui 2-3 € e funziona benissimo. Lo vado a stendere con il pennellino su tutte le unghie, concentrandomi in particolare sulle, appunto, la base, quindi dove ci sono le cuticole. E lascio agire per alcuni secondi, una decina, massimo 30 secondi, e con un attrezzo del genere vado a rimuovere le cuticole che si sono sciolte nel frattempo. Questo è un attrezzo che io utilizzo al posto dei bastoncini di legno, perché lo trovo valido e soprattutto posso poi disinfettarlo ogni volta senza alcun problema. Vado poi con la parte più appuntita a rimuovere quelle magari cuticole un pochino più cocciute e vado appunto a ripulire. Mi concentro particolarmente nei punti in cui c'è le cuticole appunto più ostinate e con un dischetto vado a rimuovere poi il prodotto. Non serve andare a lavarle, non serve andare poi a utilizzare altri prodotti perché appunto l'unghia è ripulita e è pronta per gli step successivi. Tornando all'attrezzo precedente, vado a passarlo sotto la mia unghia per rimuovere la parte sotto che si può essere creata quando appunto vado a limare l'unghia. Semplicemente vado, lo sollevo e tolgo poi l'eccesso. Base, con la base io utilizzo il Nail Hardener della Deborah, è un prodotto che io utilizzo da decenni, se seguite i miei video lo sapete benissimo, è un prodotto in cui mi ci sono sempre trovata benissimo e che appunto continuo a ricomprare. La tonalità violetta è anche un leggero antigiallo e non che abbia unghie particolarmente gialle normalmente, però comunque è sempre un tocco di salute in più che può avere l'unghia. Fatto questo, lascio semplicemente asciugare il mio smalto, questo è appunto il risultato che ho ottenuto, e vado ad applicare una crema idratante. Comunque idratare le mani e le unghie aiuta a rendere la manicure più resistente e anche le unghie comunque più in salute. Questa è poi una crema mani specifica anche per appunto la cura delle unghie e delle mani. Fatto questo, il risultato che otteniamo sarà una manicure base al quale poi potrete ulteriormente andare ad applicare successivamente uno smalto, il vostro smalto preferito per completare il tutto. Io preferisco, ho preferito in questo periodo lasciare le unghie un pochino più a riposo dallo smalto, andando semplicemente ad applicare molto spesso una base. Detto questo, vi ringrazio per aver seguito il video. Se siete arrivati fino a questo punto, vi ricordo i miei canali social, quindi Instagram, Twitter, Facebook, dove
sono reperibile tutti i giorni. E se vi va, iscrivetevi a questo canale per nuovi video, per aiutarmi a crescere, e se vi va anche lasciate un mi piace. Grazie mille e un saluto, alla prossima, ciao ciao!